Sanremo Live. Vita d'innocenza io, carisma usato male, no. Poteva che sbocciare un cardo viola, come abbiamo fatto a esistere senza mai resistere. Troppo giovani per invecchiare insieme. Vuoi custodire l'affetto nell'insolenza? Non fare così, abbracciami dai, arrabbiati poi. Per una volta parlatevi e fatelo pianissimo. Custodire è quello che vorrei loro si dicessero. Una notte di settembre, dopo aver visto un film peraltro anche mediocre, trattava il tema della separazione del figlio dai genitori. E mi sono detto, ma perché io devo salire sul palco? Perché c'è per forza sta necessità qui? Ed effettivamente ho scavato in me stesso e mi sono ritrovato delle crepe, delle insicurezze, delle paure. Il fatto di voler salire sul palco con la speranza di trovare tra il pubblico i miei genitori, questa sala per me, questa dove siete voi adesso, mi ha dato tantissimo, perché io ho fatto qua Aria Sanremo, e quando io ho fatto Aria Sanremo qua ero veramente da solo, ed è stato un percorso molto difficile, e tutto quello che è stato preso e conquistato lo abbiamo fatto un passettino alla volta. Questo non significa che non devo dire grazie, perché effettivamente da una parte mi hanno tolto, ma dall'altra parte mi hanno donato questo lato da supereroe che è fare musica, quindi l'insicurezza che si trasforma. Una volta slegatevi, lasciando qualcosa di buono un imprevisto, gettando tutto il resto. Vuoi custodire l'affetto nell'insolenza? Così pronto, no? Lasciare qualcosa e continuare a far bene questo lavoro. Quando intendo bene, intendo proprio con dedizione e amore, per fare poi la cosa che mi piace di più, e cioè suonare davanti a un pubblico. È innegabile che la miglior cura per star bene e ascoltare dei concerti e, per quanto mi riguarda, farli. Quindi la speranza è semplicemente quella di essere il più possibile per strada, di mescolarmi, di suonare. Non chiedo altro, non chiedo premi o riconoscimenti. E sono qui con Renzo Rubino. Buongiorno Renzo, come stai? Bene, buongiorno. Un po' stanco, questa settimana inizia a farsi sentire. Come mai stanco? Siamo forse anche al voi, festival. anche voi secondo me. Siamo al festival, si dorme molto poco, però c'è questa carica di adrenalina che comunque ti fa fare delle cose incredibili. Poi l'altra sera noi giornalisti ci hai fatto fare un po' tardi, perché ti sei scatenato a casa Sanremo. Mi sono scatenato a casa Sanremo, ho fatto un po' di casino anche lì, però mi è servita proprio per scaricarmi. Allora, torniamo un po' a quello che è questo Festival di Sanremo, alla tua canzone. Sei ritornato dopo qualche anno con la voglia di buttare l'ansia, di riscattare un po' tutto con una canzone complessa. Come mai?
Sono tornato con la voglia di tirar fuori la cosa più personale che avevo, più intima e più reale, senza pensare a quello che poteva essere il mercato o le richieste. Secondo me musica significa essere sinceri con se stessi e con gli altri. Per essere sinceri e dire la verità devi portare una cosa tua, personale. Quindi denudarsi, sì, con l'anima. Sì, e quindi custodire una canzone che ha una sua leggerezza di fondo, ma che è una cosa molto personale. Chi ti ha convinto a ritornare proprio su questo palco? Ma i miei amici, gli affetti, il mio maestro Marcello Faneschi, tutte le persone che credono fortemente in me, che mi hanno detto: Renzo, dai, è il tuo, cioè, perché sei fermo? È il tuo momento, devi andare, devi fare quello che sai fare meglio. Se la stampa ci ha portato un piccolo pensierino con una piantina grassa con scritta custodire. Da custodire. Perché una piantina grassa? Allora, piantina grassa perché sono, a parte che le amo, e poi il mio primo portafortuna che ho portato a Sanremo era un cactus, che nel frattempo è diventato grandissimo negli anni. Sì, ce l'ho ancora giù. Però mi piaceva proprio il termine da proteggere, no? Da avere qualcosa da proteggere, da tenere, da far crescere, come nel mio caso può essere l'amore nei confronti del mio mestiere. Adesso la canzone la ritroveremo nell'album, nella rielaborazione dell'album, Il gelato dopo il mare. Sì, Gelato dopo il mare, Ripec con un'altra canzone nuova al suo interno. È un disco a cui tengo tanto 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 ed è un disco che si meritava comunque di calcare il palco dell'Ariston. Ti troveremo in tour, sceglierai il teatro, cosa ci aspettiamo per i prossimi mesi? Allora, tornerò e sarò a Roma, a Milano, a teatro e poi proseguirò tutto nell'estate e nulla, non vedo l'ora, perché poi questa è la cosa più importante, più bella, no? Il rapporto che si crea col pubblico è la cosa più importante. C'è una domanda che non ti hanno fatto ma vorresti che ti facessimo qualcosa, perché poi noi le domande poi sono quasi sempre le stesse, no? Il festival, l'emozione, il ritorno, c'è qualcosa che vorresti dire che noi giornalisti non siamo riusciti a cogliere? Ma no, perché poi, allora, alla fine qua è molto difficile non ricevere una domanda, perché comunque arriva tutto, però anche solo un come stai è una domanda molto, molto semplice che mi hanno anche fatto, però è una bella domanda a cui peraltro non so dare ancora una risposta. Beh, Giuliano penso che ti abbia chiamato per chiederti come stai. Sì, Giuliano mi scrive, mi manda messaggi, è con me sul palco, è con me fuori dal palco, è una persona fantastica. C'è una cosa che mi ha colpito sul tuo Instagram, che c'è una foto di qualche giorno fa con una... hai scritto la frase di Hemingway con la barca, ecco, non è un giorno. Ho detto che per l'appunto è una frase celebre di Hemingway che sta a significare per l'appunto che quello che sto facendo oggi è quello che faccio in realtà tutti i giorni, ma quello che faccio oggi, da quello che faccio oggi dipenderà il mio futuro, insomma. Quindi sono pronto ad affrontare, la sto affrontando questa sfida per me importantissima, ma che non cambierà, come dire, quello che sono veramente. E un'altra curiosità, l'impronta di Baglioni ha cambiato un po' le regole, non c'erano eliminazioni, a molti artisti questa cosa è piaciuta, a te ha lasciato indifferente? No, vabbè, è una cosa, ovviamente facendo così la musica è salvaguardata e c'è un amore nei confronti di Claudio, c'è un amore da parte di Claudio nei confronti proprio degli artisti, della musica e della sensibilità artistica, e quindi l'eliminazione è una cosa che va contro la musica, secondo me, ed è un peccato. Mettere sì. Al centro proprio la musica.
l'arte musicale, questa cosa è palese, è evidente ed è molto bella, quindi grazie Claudio. Quindi noi ti ringraziamo, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e poi ti vogliamo vedere bello carico, perché l'esibizione l'altra volta sei stato spettacolare, proprio si sentiva la voglia di cantare, di far arrivare al pubblico tanta emozione. Sono super carico e voglio far arrivare tutta la mia energia, quindi spero di non deludervi. No, assolutamente no. Quindi ti lascio il microfono per un saluto agli amici di Melito TV. Un saluto agli amici di Melito TV da Renzo Rubino, ciao. Siamo su Radio Studio 95, sono Renzo Rubino e questo è Custodire. Ce l'abbiamo fatta. Sanremo Live.